Ciao a tutti, ancora una volta mi chiedono spiegazioni del perché esistono archi 66 pollici, 68 pollici, 70 pollici, 72 pollici, 1000 pollici, 100.000 pollici. Allora, questo ad esempio è un arco da 66 pollici. Cosa vuol dire arco da 66 pollici? Vuol dire che con un riser da 25 pollici e flettenti short, perché in commercio ci sono tre tipi di flettenti: i flettenti short, i flettenti medium e i flettenti long, che abbinati a un riser da 25 pollici formano un arco di lunghezza da 66 con i flettenti short, da 68 con i flettenti medium e da 70 pollici con i flettenti long. In commercio esistono anche riser, quindi impugnature da 27 pollici e addirittura da 29 pollici, per permettere di avere archi molto più lunghi, da 72 o da 74 pollici, ad esempio. Però in commercio, sempre in commercio, esistono riser, quindi impugnature da 23 pollici, da 21 pollici, da 19 pollici, da 17 pollici e da 15 pollici, per permettere, sempre abbinandoli ai flettenti short, medium e long, ad avere archi di lunghezza complessiva da 56 pollici, 58 pollici, 60 pollici, 62 pollici e 64 pollici. Quindi abbiamo coperto praticamente tutte le possibilità per quanto riguarda un arco. Veniamo alla domanda vera e propria. La domanda vera e propria è: ma mi hanno detto che è assolutamente imprescindibile che riguardo alla mia altezza, quindi se sono alto 1,70 devo usare un arco con una certa lunghezza. Se sono alto 1,80 devo utilizzare un arco di un'altra lunghezza e così via. Oppure devo misurare da medio a medio, quindi da medio a medio, è meglio che l'altezza, e in base a questa lunghezza da medio a medio devo utilizzare un certo tipo di arco. Non si scappa, assolutamente non si scappa. E per dare una regola ben fissa, una regola scientifica a tutto ciò, è stato stabilito dai sacri libri dell'arceria, della loggia massonica dell'arceria, è stato stabilito che se ho un allungo sotto i 27 pollici devo utilizzare gli archi con lunghezza di 66. Se il mio allungo fisiologico, quindi il mio allungo è tra 27 e 29 pollici, devo usare un arco da 68. Se il mio allungo è oltre i 29 pollici, devo assolutamente usare un arco da 70 pollici. Perché tutto ciò? Perché tutto ciò? Beh, innanzitutto tutto questo scaturisce da tantissimi anni fa, quando i flettenti erano fatti più o meno così, artigianalmente, non industrialmente, quindi non c'erano macchine che le facevano bene, colle che funzionavano alla perfezione come funzionano ora nei wafer dei vari strati dei flettenti. Quindi cosa si era stabilito? Si era stabilito che durante la trazione dell'arco io non dovevo avere degli stack negativi, cioè a un certo punto della mia trazione aumentare di colpo la forza dell'arco. E i produttori avevano garantito a tutti gli arcieri che negli archi da 66 pollici garantivano la linearità di trazione, quindi una trazione senza blocchi da 25 a 27. Negli archi da 68 garantivano questa trazione lineare da 27 a 29 e negli archi da 70 pollici i produttori garantivano questa trazione lineare, quindi senza blocchi, che sono cosiddetti stack negativi, da 29 a 31 pollici. Questo perché nell'arco olimpico assolutamente
quando eravamo in ancoraggio dovevamo far scattare il clicker negli archi olimpici, no? Dovevamo far scattare il clicker e durante l'uscita della freccia del clicker assolutamente non ci devono essere impuntamenti. Ed è per questo motivo che gli archi sono stati concepiti in questa maniera. Ma ora gli archi, i flettenti, sono praticamente lineari tutti, sono ben fatti e non c'è più questo problema. Quindi gli archi comprateli della lunghezza che preferite e che vi permette di fare la miglior performance che volete. A questo riguardo, ecco qua che abbiamo un bellissimo arco che è il picchio costruito da Donadoni, il picchio Testa Rossa, che è un bellissimo arco. Questo è un arco da 60 pollici che io la scorsa domenica ho utilizzato come arco nudo ed è un arco da 60 pollici, quindi un arco semplicissimo, cortissimo, e l'ho utilizzato facendo string walking, quindi ho fatto string walking da 5 a 30 metri, perché l'ho utilizzato in una gara 3D da 5 a 30 metri, quindi con anche uno string walking abbastanza importante. Lo vediamo. Tenete presente che questi non sono flettenti LF, quindi hanno un tiller naturale, poi parleremo anche del tiller naturale. E ho fatto anche string di questo livello, quindi con uno string di questo livello, ancoraggio, vibrazioni zero, freccia piantata perfettamente. Rivediamolo. Un arco con circa 33 libbre al mio allungo, lo vediamo con lo string dei 5 metri. Quindi sfatiamo questo mito che dobbiamo per forza avere archi lunghi. A mio modestissimo parere, mi dispiace per chi la pensa diversamente, ma a mio modestissimo parere, nell'arco nudo, avere archi lunghi non è assolutamente necessario. Quest'arco da 60 pollici viene utilizzato tranquillamente fino a 32 pollici di allungo. Tranquillamente fino a 32 pollici di allungo. Basta avere dei buoni flettenti, basta avere una buona messa a punto dell'arco. Lo rivediamo. String dei 20 metri. Perfetta. Ok, quindi fate delle prove, non lasciatevi incantare da vecchi manuali scritti negli anni 80. Ormai i materiali si sono evoluti, purtroppo queste idee ce le stiamo trascinando dietro da tantissimi anni e non hanno nessunissima ragione di esistere. Io mi sono trovato bene, ho fatto una gara con un arco da 60 pollici, io il mio Smart Riser nero è da 66 pollici e ho vinto e stravinto tutte le cose possibili ed immaginabili. Non mi è mai venuto in mente di utilizzare archi più lunghi, anche perché sono più pesanti e si fa solo più fatica. E ho voluto provare a utilizzare quest'arco da 60 pollici ed è stata veramente una bellissima scoperta. Ok? Grazie, ciao a tutti, scrivete nei commenti, iscrivetevi al canale.